Nei suoi libri lei ha deciso di raccontare la storia attraverso scene di vita quotidiana e le voci delle persone. Come mai ha scelto questo approccio? Io appartengo alla generazione della protesta. Noi allora guardavamo la TV, ascoltavamo la radio, ma capivamo che non ci stavano raccontando la verità. Quindi abbiamo smesso anche di ascoltare. Sono cresciuta in campagna e ricordo invece con quanto interesse ascoltavo le storie che la gente raccontava per strada. Erano gli anni in cui la gente ricordava ancora vividamente la guerra. Un abitante su quattro del nostro paese era morto in guerra. Vi erano tante memorie. La gente parlava e io avevo la sensazione che quella fosse la verità. Era gente molto semplice, che non aveva letto né Dostoevskij, né Tolstoj, né Stalin. Non ascoltava la propaganda, quindi, quando parlava, era veramente quella la loro realtà. La storia, dice uno dei personaggi dei miei libri, è qualcuno davanti a cui tutti alzano il cappello. Se si leggono i grandi storici del passato, non si ha un'idea corretta di ciò che è avvenuto, perché i libri riportano i grandi avvenimenti, ma non riportano i sentimenti delle persone. Nel mio libro, Tempo di seconda mano, racconto la testimonianza di un personaggio che da bambino amava molto la zia. Suo padre, a un certo punto, scompare, viene mandato nei lager e ci muore. Passa molto tempo e la madre confessa al bambino che era stata proprio questa zia Olga, che il bambino amava tanto, a fare una delazione per far imprigionare e deportare il padre. Allora lui, da adulto, va dalla zia e le chiede perché l'avesse fatto. Le chiede: «Che cosa ti ricordi di quegli anni?» E lei rispose: «Erano anni meravigliosi, ero felice, era bello». Lui le dice: «Come puoi dire così? Sei stata tu a far imprigionare mio padre». E lei risponde: «A quei tempi, chi era mai onesto? Non ce n'erano di onesti, di persone buone. Questo dobbiamo ricordarlo. Non esistevano solo gli Stalin e Mussolini, ma esistevano anche tante zie Olga. Ed è questo che noi dobbiamo ricordare anche oggi, quando pensiamo ai mali del nostro tempo. Dobbiamo ritenerci tutti responsabili». Quello che voglio dire con questo esempio è che oggi dobbiamo essere consapevoli e fare di tutto per impedire che ritornino quei tempi. Negli anni 90, ad esempio, noi tutti inondammo le piazze per protestare, dopodiché ci ritirammo nelle nostre cucine e aspettammo che qualcun altro facesse qualcosa, che gli altri facessero quello che bisognava fare, e invece ci è andata male. Avremmo dovuto continuare a partecipare in prima persona, è quello che bisogna fare, essere partecipi, essere presenti ed essere sempre dalla parte del bene. Sono contenta che esista questo fenomeno, ma spero che imparino dai nostri errori. Bisogna andare fino in fondo, non aspettarsi cose dagli altri e capire che tutto dipende da noi. Non ci sarà qualcun altro che decide per noi.